Adesso è lassù da qualche parte, ma non nel luogo che immagina chi ha fede e crede ad una vita dopo la morte. Le mie cellule continueranno a svolazzare libere nell'universo, rispose al vescovo di Verona, con cui aveva dibattuto di vita e di morte, fede ed ateismo. Avevano dovuto mettere i maxischermo all'esterno, tanta la gente che era accorsa ad ascoltare Margherita Hack, l'amica delle stelle, come titolò un suo libro di successo, perché la professoressa dall'accento toscano e di capelli mai in piega riusciva a calamitare l'attenzione di chiunque per un attimo si fermasse ad ascoltarla. Aveva il dono non comune di far capire cose parecchio complicate, di farsi una risata fragorosa quando la chiamavano astrologa, lei che nella sua lunga vita non aveva mai letto un oroscopo. Margherita Hack piaceva perché era una pane al pane, una persona semplice. Ho avuto una vita molto fortunata anche grazie ai miei genitori che mi hanno sempre dato fiducia, insegnandomi l'amore per la libertà, la giustizia e il rispetto per ogni essere vivente. Così rispose all'ennesimo giornalista che le chiedeva della sua passione per le stelle. Le passioni passano, liquidò la professoressa. Mosca bianca, almeno in Italia, in una disciplina, l'astrofisica, da sempre appannaggio dei maschi, fu forte nella pallacanestro e nel salto in alto, e stiamo parlando degli anni 50, anche quelli erano sport a cui una signorina non si dedicava, ma la professoressa Hack seguiva le sue passioni, pardon, le inclinazioni. Ad 11 anni conobbe Aldo, l'uomo che l'accompagnerà per tutta la vita. Nata a Firenze il 2 giugno del 1922, si laureò in astrofisica nel 1945 con una tesi sulle Cefeidi, una classe di stelle variabili. Solo due anni dopo una grande industria di ottica, la Ducati di Milano, le offrì un impiego ben retribuito, ma lei, dopo una breve sperimentazione, decise. La sua vita era l'insegnamento, l'osservazione delle stelle. Nel 64 divenne professore ordinario di fisica teorica a Trieste, la città che poi l'adottò per i decenni successivi. Da quell'osservatorio la professoressa Hack studiò le atmosfere di stelle lontane milioni di anni luce, dando un contributo essenziale alla classificazione spettrale delle stelle da 0 ad F. Stelle in rapida rotazione, quelle ad inviluppo esteso, gli astri di tipo BE, caratterizzati da uno spettro continuo solcato da righe scure. La professoressa Hack è stata anche una formidabile divulgatrice scientifica. Nel 78 ha fondato l'Astronomia. Ha scritto libri di successo, Così parlano le stelle, Il cosmo spiegato ai ragazzi, Vi racconto l'astronomia, ma anche Libera scienza in libero stato e Le mie favole, da Pinocchio ad Harry Potter, passando per Berlusconi. Non faceva mistero delle sue idee politiche. La professoressa Hack, più volte candidata alle elezioni politiche con i comunisti italiani, aveva appoggiato l'associazione Luca Coscioni e Libera Uscita. Era convinta la professoressa che chiunque dovesse avere il diritto di morire come vuole. Delle sue lauree, collaborazioni con le università più prestigiose del mondo, dei titoli, non serve parlare. La professoressa si sarebbe annoiata. Con le mani ti prenderò.